fresche le mie parole nella sera, ti sien come il fruscio che fan le foglie del gelso, nella man di chi le coglie. Silenzioso e ancor s'attarda all'opra lenta, sull'alta scala che s'annera, contro il fusto che si inargenta, con le sue rame spoglie, mentre la luna è prossima alle soglie, cerule, e par che innanzi a sé distenda un velo, ove il nostro sogno giace, e par che la campagna già si senta, da lei sommersa nel notturno gelo, e da lei beva la sperata pace, senza vederla. Laudate sì per il tuo viso di perla, o sera, e per i tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo. Dolci le mie parole nella sera ti sien come la pioggia che bruiva, tepida e fuggitiva, commiato lacrimoso della primavera, sui gelsi e sugli olmi e sulle viti e sui pini dei novelli rosei diti, che giocano con l'aura che si perde, e sul grano che non è biondo ancora e non è verde, e sul fieno che già patì la falce e trascolora, e sugli olivi, sui fratelli olivi, che fan di santità pallidi clivi e sorridenti. Ne sono andato come un attore sulla scena, all'ora di cena, la sera di carnevale, pochi minuti fa. Dalla bocca non mi è uscito nemmeno un sospiro. Presto si alzerà il lamento delle donne e riempirà la casa. Avevo sfiorato la morte così tante volte che quasi pensavo non arrivasse più. Ma l'ho sempre detto che sui tavoli piccoli si lavora meglio. E anche morire è un lavoro che richiede fatica e stile. Avrei potuto lasciare tutti a bocca aperta con un'ultima impresa, beffare il mondo un'altra volta, come avevo beffato la marina inglese a Bucari o l'esercito austriaco quando volai sopra Vienna. Sparire su una mongolfiera o con un dirigibile sopra il Polo Nord, in un viaggio senza ritorno tra i ghiacciai puri e incorrotti e il cuore ibernato in una montagna di cristallo. Ma in fondo è giusto così, nessun rimpianto. Per uno come me non ci poteva essere luogo migliore che questa scrivania, il vero teatro di tutte le mie avventure. Mi porteranno a letto, mi distenderanno, poi cercheranno di mettersi in contatto con Roma e Mussolini dall'altro capo del telefono dirà: finalmente. Subito dopo comincerà la girandola dell'ipotesi: è stato un cocktail letale di droghe, lo hanno avvelenato i tedeschi, perché quel pagliaccio coi baffetti alla Charlotte non gli era mai piaciuto, si è tolto la vita. Ma saranno soltanto voci che non smetteranno di correre. Anche se gli arsenici li avevo portata di mano sul mobiletto vicino alla biblioteca. E la data, sì, la data. Non avrei potuto trovarne una più adatta. L'ultimo giorno di festa. L'ultima sera in cui indossare una maschera. Le luci dell'interminabile veglione che è stato la mia vita che si spengono. Anche l'anno in fondo è perfetto. 1938, con me cala il sipario sull'ultimo carnevale
della lunga epoca che ho vissuto. L'intero teatro dell'Europa sta per andare a fuoco. La rovina è già alle porte. Anche per la mia nascita avrei voluto un'occasione di leggenda. Mi sarebbe piaciuto venire alla luce in mare su un brigantino che portasse il nome di una donna, Irene. E in certe ore sognanti che la letteratura concede, mi convinsi che le cose andarono proprio così. Fu in una casa invece che presi vita, a via Mantonè. Pescara allora era un borgo di campagna di 5.000 anime morte. Io fui il primo maschio della mia famiglia, dopo due sorelle, e per questo fui molto amato. Ecco, detti subito di privilegi. A 11 anni mio padre mi spedì a Prato in un collegio, perché mi intoscanissi. E lì che feci il mio voto all'eleganza. Non mi sarebbero mai mancati sciarpe, guanti e abiti di buona fattura, né un inesauribile valzer di parole in bocca. Sì, posso dire con orgoglio di aver fatto ballare tutte le parole che esistono sulle mie labbra, senza peso né stanchezza, di averle liberate dalle colonie penali dei vocabolari e di avergli ridato vita. Mi sono anche divertito a inventarne. Scudetto, tramezzino, velivolo, rinascente, fusoliera. Di accoppiarle in modo insolito. La vittoria mutilata, il milite ignoto, i vigili del fuoco. L'italiano è come il costume di Arlecchino, una veste di infiniti colori e sfumature, un carnevale di suoni che non si dovrebbe mai barattare per qualche giacca usata. No, il fiato non l'ho risparmiato. Mi ammalai per la nostra lingua di un amore assoluto e inguaribile. Ma oltre alla poesia in collegio scoprì anche l'amore. Una domenica pomeriggio, nella sala deserta di un museo etrusco, di fronte a una statua di bronzo della Chimera, nel momento in cui la mia vita stava per diventare la mia arte e l'arte la mia vita, baciai e morsi la bocca a una ragazza che aveva 3 anni più di me e si chiamava Clemenza. Quel primo bacio mi portò fortuna, perché da allora in poi le donne sono sempre state clementi con me. La chiamai l'ora della chimera, il momento in cui ogni equilibrio tra due esseri va a fuoco e il desiderio straripa. Non molto dopo, spezzai in un postribolo una fiala d'essenza di gelsomino. Sì, le donne sono state la mia ossessione. A ciascuna diedi un nomignolo diverso, perché si ricordassero che in quel modo le chiamavo io soltanto, nessun altro. Le ho tradite tutte, è vero. Barbarella, la Duse, le altre. Mia moglie, abbandonata anche dal padre, si gettò da una finestra. Eppure, ogni volta che una di loro si ammalò, le accudii con la tenerezza e l'attenzione di un infermiere, perché tutte, a mio modo, le ho amate. E non dico soltanto nel lungo tempo che passai con loro in conclave, quel tempo sospeso di piacere, libertà e distrazione che nient'altro più del sesso ci regala. L'esperienza della morte prima della morte e dell'eterno ritorno. Mi considerarono un corruttore di costumi. E la cosa mi fa ancora sorridere. Sono stato invece un educatore coraggioso. Il sesso è uno scandalo soltanto per gli ipocriti e i bugiardi. Le mie donne giuro di averle amate con tutto me stesso, con gli occhi, con le mani, col fiato. Dicevano che quando parlavo con loro mi trasfiguravo, le facevo sentire come se fossero il centro dell'universo. Lo erano per me. Mi restituivano la bellezza che mi mancava. Le amavo e attraverso l'amore le creavo. Come sussurravo loro, io sono un mistero musicale con in bocca il sapore del mondo.
Ma la verità ultima e definitiva è la stessa del principio. Per quanto sia stata grande la mia passione, non sono mai riuscito ad amare nessuna donna quanto la letteratura. Non pianger più, torna il diletto figlio alla tua casa, è stanco di mentire. Vieni, usciamo, tempo è di rifiorire. Troppo sei bianca, il volto è quasi un giglio. Vieni, usciamo. Il giardino abbandonato serba ancora per noi qualche sentiero. Ti dirò come sia dolce il mistero che vela certe cose del passato. Ancora qualche rosa è nei rosai, ancora qualche timida erba odora. Nell'abbandono il caro luogo ancora sorriderà, se tu sorriderai. Ti dirò come sia dolce il sorriso di certe cose che l'oblio afflisse. Che proveresti tu se fiorisse la terra sotto i piedi all'improvviso? Tanto accadrà, benché non sia d'aprile. Usciamo, non coprirti il capo, è un lento sol di settembre, ancora non vedo argento sul tuo capo e la riga è ancora sottile. Perché ti neghi con lo sguardo stanco? La madre fa quel che il buon figlio vuole. Bisogna che tu prenda un po' di sole, un po' di sole su quel viso bianco. Bisogna che tu sia forte, bisogna che tu non pensi alle cattive cose. Se noi andiamo verso quelle rose, io parlo piano, l'anima tua sogna. Roma fu per me l'inizio del carnevale che ha termine oggi, il canto nuovo che mi riempiva la gola e i polmoni. Ci arrivai per iscrivermi all'università e mi prese subito la febbre. L'alloggio lo trovai in un palazzo all'ultimo piano di via Borgognona, accanto a una casa di tolleranza. Di quella Roma di fine secolo, bizantina e decadente, fui il cronista più immaginoso e sorprendente che questa città abbia mai avuto. Ne celebrai la vita mondana in centinaia di articoli attraverso decine di rubriche e di pseudonimi. Scrissi di tutto, come un invasato fotografo della penna. Raccontai le mostre d'arte, le esposizioni, le piume scarlatte che orlavano i cappellini femminili, le carrozze che sfilavano per il corso, i lucidi telai delle biciclette, gli incontri di boxe e di scherma, le battute di caccia alla volpe, le corse dei cavalli a capannelle. E poi i matrimoni, i funerali, i duelli, gli adulteri, l'intollerabile aria provinciale di certi deputati, i calzoni di certi uomini stretti come la maglia di un saltimbanco o quelli larghi che portava a spasso il principe di Castagneto, e i pranzi, i cristalli, i profumi. Portai la letteratura nel giornalismo e divenni io stesso un eroe da rotocalco. Scappai con la figlia di un duca e la misi incinta. Mi battei a duello più volte e in uno fui ferito alla fronte. Devo con ogni probabilità la mia precoce calvizie all'eccessivo percloruro di ferro che usarono per disinfettarmi. A Roma imparai anche ad avere bisogno del superfluo. Mi circondai di fiori, divani, tappeti, stoffe, piatti giapponesi, avori, biscotti Pick Frin. Arrivai ad avere oltre 200 paia di scarpe. Leggevo intanto tutto quello che mi capitava, i russi, le avanguardie, gli antichi. E scrivevo fino a non poterne più, romanzi, poemi, lettere. Il numero dei miei libri è vasto quasi quanto quello delle mie conquiste, ma ancora più sterminato è il numero dei libri che avrei potuto scrivere. Mi sono sempre divertito ad annunciare i loro titoli e le loro trame. Una volta, a Londra, accennai in un'intervista a un'opera, La vita dei cani illustri, che come molte altre non vide mai la luce. Era il mio modo di prendermi gioco, pubblicamente, pure di me stesso e del mio ambiente, ma nessuno se ne accorse mai. Stringiti a me, abbandonati a me, sicura,
Io non ti mancherò e tu non mi mancherai. Troveremo la verità segreta su cui il nostro amore potrà riposare per sempre, immutabile. Non ti chiudere a me, non soffrire sola, non nascondermi il tuo tormento. Parlami. Quando il cuore ti si gonfia di pena, lasciami sperare che io potrei consolarti. Nulla sia taciuto fra noi e nulla sia celato. Oso ricordarti un patto che tu medesima hai posto. Parlami e ti risponderò, sempre senza mentire. Lascia che io ti aiuti, poiché da te mi vien tanto bene. Poco inizierà l'ultima vestizione. Ne ho indossati tanti di abiti, di ogni foggia e tipo. A Parigi frequentavo le corse dei levrieri in azzurro, come voleva la moda, con il monocolo incastrato sotto il sopracciglio e il mio francese impeccabile. Ma l'indumento che mise fine alla mia prima vita fu l'uniforme militare con cui andai in guerra. All'inizio lustro ed elegante, come sempre. Volevo che anche sui campi di battaglia mi si potesse riconoscere. Berretto da viaggio, calzoni corti da cavallo, fasce grigie, pastrano marrone foderato da una pelliccia gialla e arricciata. Adesso, da questo tavolo che si raffredda, tutto mi appare chiaro. Quella guerra, la grande guerra, fu il vero spartiacque. È una linea tragica che divise in due l'esistenza di milioni di persone, anche la mia. La prima parte l'avevo dedicata alla letteratura e all'amore, ed era stata il mio inesausto inno alla gioia e ai debiti. La seconda la sacrificai sull'altare della patria, e non è un'espressione retorica. Nessuno aveva voluto la guerra più di me, e da quel momento fui lo stendardo della nazione. Così come avevo rifiutato la cattedra di Pascoli a Bologna, respinsi con sdegno qualsiasi arruolamento nelle retrovie oppure in un ufficio. Fui chiamato in servizio come ufficiale dei lancieri di Novara e presi il brevetto di aviatore. Ad agosto volai sopra il cielo di Trieste e poi su quello di Trento. Compii altre ricognizioni aeree sul Carso e anche delle spedizioni in sommergibile. Scampai miracolosamente a una granata e l'Austria mise sulla mia testa una taglia di 20.000 corone. Il 15 gennaio del 1916, in un ammaraggio violento nelle acque di Grado, finimmo contro un banco di sabbia, urtai la tempia sulla mitragliatrice di prua e nei giorni seguenti mi diagnosticarono il distacco parziale della retina destra. Si persi l'occhio, ma appena fu scongiurato il pericolo di restare completamente cieco, mi rigettai nella mischia insieme ai miei talismani, la fede di mia madre, gli smeraldi della Duse, un fallo di terracotta di epoca romana e una scatola di acciaio damaschinato che conteneva il segreto della tenebra, una dose mortale di veleno che avrei usato all'occorrenza. Nella baia di Bucari, con tre moto siluranti affondammo la più grande delle navi austriache e il 9 agosto del 1918 mi tolsi il capriccio di sorvolare indisturbato Vienna e di lanciare alla popolazione i miei biglietti tricolore. Il raid ebbe una risonanza mondiale e alla fine contai 5 medaglie d'argento e una d'oro al valor militare più 3 croci di merito. La guerra mi aveva dato la gloria universale che avevo sempre desiderato. Regolarmente congedato, smisi l'uniforme di tenente colonnello di cavalleria. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove, che parlano, gocciole foglie, lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti, di coccole olenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella, sulla favola bella.
che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade sulla solitaria verdura, con un crepitio che dura e varia nell'aria secondo le fronde, più rade, men rade. Ascolta, risponde al pianto il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancora, strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siamo nello spirito silvestre, d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Cosa avrei fatto se fosse scoppiata la pace? Me l'ero chiesto tante volte. Ero un asso pluridecorato, ma la vittoria mi lasciò malvivo. Memento audere semper. Era il mio motto. Ricordati di osare sempre. I trattati di pace e le regole della diplomazia mi avevano nauseato. Così mi decisi per la più ardimentosa di tutte le mie imprese. Con 26 autocarri, partì alle 5 del mattino dell'11 settembre del 1919 da Ronchi di Monfalcone, alla testa di 196 granatieri, verso la città di Fiume occupata dalle truppe alleate. A un chilometro dalla barra di confine, un generale mi ordinò di arretrare. Gli mostrai il petto pieno di medaglie e gli dissi di sparare. Ma un'autoblinda si gettò sulla barra e attraversò il confine, seguita dall'intero convoglio. A Fiume entrammo in 2600 uomini la mattina del 12 settembre senza sparare un colpo. Fui scortato all'Hotel Europa, nominato governatore. Annunciai l'annessione all'Italia. Ammainai le bandiere di Francia, Inghilterra e Stati Uniti. Di tutti i carnevali che ho vissuto, quello fu il più bello. Durò un anno e qualche mese. Per me appartiene più alla letteratura che alla storia, al territorio delle possibilità più che a quello della realtà. Lo so, fu un sogno ingenuo pensare che i diseredati, gli oppressi, i libertari di tutte le stirpi si sarebbero armati e radunati sotto di me per ristabilire nel mondo la giustizia perduta. Un sogno infantile, lo so, ma che sognai rabbiosamente. Prima del Natale di Sangue venne a trovarmi Toscanini. In piazza, per i legionari, diede un ultimo concerto. In programma inserì Vivaldi, Bach, Wagner, Verdi. E io, per l'ultima volta in quella città, mi sentii felice. Se dovessi scegliere un ricordo da portare con me adesso, scelgo questo. Partiti i musicanti, si avvicinò alla fine. Il 26 dicembre l'Andrea Doria cannoneggiò. Mi cadde pure qualche calcinaccio in testa. Il bilancio dei morti, quando tutto ebbe termine, fu di 27 per parte. Ma era inutile resistere. Il nostro sacrificio non sarebbe più servito a niente. Le carte erano ormai finite in altre mani e la rivoluzione che avevo spasimato per l'Italia da lì a un paio d'anni avrebbe preso altre forme e anche altri nomi. Sì, è vero, dall'esilio nessuno ritorna. Quello che hai abbandonato ti abbandona. E io, al Vittoriale, vissi come un principe al confino. Il principe di Montenevoso, secondo il titolo che mi riconobbe il re, insieme alla nomina onoraria di generale di brigata aerea.
Ristrutturai la casa, la riempii di tutti i miei cimeli, perché ogni stanza da me composta, ogni oggetto da me scelto o raccolto nelle diverse età della mia vita, fu sempre per me un modo d'espressione e di rivelazione spirituale, come uno qualunque dei miei poemi. Acquistai un fonografo e non smisi le mie frequentazioni femminili, ma nulla potei estirparmi dall'anima la malinconia del tempo. Me ne stavo a lungo chiuso, mangiavo da solo, parlavo della tristezza che mi aveva invaso come un esercito nemico. Eppure non smisi mai un solo giorno di essere avido di vivere e di conoscere e di predare, come nell'adolescenza. In molti mi osservavano con disincanto e i maligni, che in passato avevano scritto che ero sempre stato un uomo piccolo, nervoso, striminzito, un personaggio della commedia dell'arte, un arlecchino furbo che aveva ucciso Pierrot, ora gongolavano. Circolavano storie che bevevo nel teschio di una vergine e indossavo pantofole di pelle d'uomo. Avrei potuto ancora incenerire chiunque con poche esatte parole, ma mi ero stancato. Avevo lottato tutta la vita contro i miei detrattori e con i debiti. Mi avevano pignorato tutto più volte. La prima, quando ero ancora giovane, mi svuotarono l'appartamento delle lampade, dei tappeti, dei vasi che avevo cominciato a collezionare. All'inizio del secolo dovevo la vertiginosa cifra di 500.000 lire ai miei creditori. Giammai senza amore e senza debiti fu per me molto più di un motto arguto. Vissi sempre sommerso di cambiali e vidi andare all'asta anche i miei amati cavalli, ma non mi rassegnai mai alla mediocrità. A ogni colpo risposi con un nuovo romanzo, una raccolta di racconti, di versi, di memorie. Mi diedi al teatro, al cinema. Scrissi fiumi di lettere, giocai al lotto. Adesso sentivo da ogni lato la loro ignobile ostilità. Non mi perdonavano la tranquillità economica che avevo raggiunto, ma il lusso in cui sono vissuto mi spettava. Per tutte le carte che ho riempito, per questo immenso lavoro e per il mio talento, sì. Ai poeti e agli artisti lo Stato dovrebbe assegnare rendite permanenti e milionarie e avere verso di loro riconoscenza, perché custodiscono la bellezza e la dispensano a chiunque. Alla fine sono in pari con il destino. Domani o dopodomani mi caleranno nella stiva della mia nave Puglia. Mi getteranno della terra di Pescara, qualche zolla del Carso, un po' d'acqua del Timavo. 27 colpi di cannone spareranno a salve, ma così come non sono riusciti a imbalsamarmi in vita, non ci riusciranno neppure dopo la mia morte. Ed è dal ponte di questa nave, incastonata come una gemma nel mio giardino e pronta per altri e più segreti viaggi, con la punta rivolta verso l'Adriatico da cui sono partito, che torno finalmente nell'aria e in mare. Laudata sii per la tua pura morte, o sera, e per l'attesa che in te fa palpitare le prime stelle. Nella belletta i giunchi hanno l'odore delle persiche mezze, delle rose passe, del miele guasto e della morte. Or tutta la palude è come un fiore lutulento che il sol d'agosto cuoce, con non so che dolcignafa di morte, ammutisce la rana se m'appresso, le bolle d'aria salgono in silenzio.